Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si fanno unboxing di videogiochi con 10 anni di ritardo. Oggi è il giorno dell'uscita di Skyward Sword in HD e andremo a spacchettare insieme tutto quello che Nintendo ha tirato fuori per questa discussa remaster. Il gioco, l'amiibo e anche i controller. E visto che non ci facciamo mancare niente, faremo anche un confronto con l'edizione uscita nel 2011 su Wii, per vedere se effettivamente si stava meglio quando si stava peggio. Prima di iniziare vi invito, come al solito, a sostenere il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e soprattutto seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. E se proprio volete sostenere le mie spese pazze con un piccolo contributo mensile, beh, potete abbonarvi al mio Patreon e diventare così Deporion. Avrete diritto anche a delle ricompense esclusive, poracce al 100%. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Come ormai già saprete, ho avuto la possibilità di recensire in anteprima il gioco per EveryEye, quindi dispongo già di una copia digitale su Switch. Penso proprio che la mia copia la terrò sealed, ma fortunatamente per questo unboxing il buon Rox mi ha fornito la sua copia personale, che andremo a scartare insieme per vedere cosa c'è dentro. Anche se si sa la tristezza infinita dei giochi Switch, no? Quindi, prima di spacchettare questa confezione, una breve analisi di quello che è il packaging della custodia Switch. E abbiamo l'artwork ormai leggendario di Skyward Sword, che era poi lo stesso dell'edizione Wii. Questa volta l'unica cosa che cambia, ovviamente, è la dicitura in HD. Triangolo blu, versione pallita, e infatti sul retro le scritte sono interamente in italiano. L'epico inizio della leggenda di Zelda, ricordiamo che questo episodio si posiziona all'inizio di tutta la timeline di Zelda e quindi ricopre anche un ruolo fondamentale all'interno della lore di The Legend of Zelda. E oltre a questo, Nintendo ha scelto di mettere in evidenza due delle feature principali di questa remaster, che sono appunto la possibilità di utilizzare due diversi sistemi di controllo, quelli con i Joy-Con che replicano poi quello che era il motion control dell'edizione originale per Wii, e invece di un sistema di controllo più classico, che è quello tramite tasti, nel quale alla levetta destra sono associati quelli che erano i movimenti da fare col motion control. Quindi sostanzialmente il controllo dell'arma avviene tramite la seconda levetta. Nella mia recensione ne ho parlato a lungo. È buono avere la possibilità di scelta, ma soprattutto è bene che il gioco non sia più ancorato esclusivamente a motion control, che alla lunga stancano. Ho trovato molto preciso e molto divertente questo secondo metodo di controllo. E poi l'altra funzione evidenziata è quella del supporto all'unico amiibo pensato per Skyward Sword HD, che è quello di Zelda e Sol Kanubi, che poi andremo a vedere perché ho preso anche quello. E niente, forse questo è uno degli aspetti più controversi di tutta quanta l'operazione, perché Nintendo ha deciso di mettere dietro all'utilizzo dell'amiibo e quindi all'esborso di ulteriori 25 euro una funzione che poteva tranquillamente essere accessibile a tutti quanti, anzi ricopre un ruolo fondamentale tanto quanto tutte le altre cose che sono state aggiunte per migliorare l'esperienza complessiva di gioco. Ed è stata un po' un'infamata, come diciamo a Roma, quella di decidere di nascondere dietro altri 25 euro questa funzione abbastanza importante, perché permette di fare una sorta di spostamento rapido tra terra e cielo senza essere legati ai totem, una funzione utilizzabile ovunque, ma bisogna utilizzare l'amiibo, quindi non è proprio... si fa pagare cara, diciamo. Ma bando alle ciance, andiamo a spacchettare, unboxare Skyward Sword HD e vediamo se all'interno ci sarà qualcosa degno di nota. Oh... la tristezza assoluta, come ormai purtroppo ci hanno abituato tutti i giochi per Nintendo Switch. Qui abbiamo semplicemente, abbiamo la cartuccia di gioco e null'altro, se non fosse che c'è un artwork sulla copertina anche all'interno, molto figo, ma insomma veramente niente di che purtroppo, ma non ci aspettavamo altro. Proseguirei con l'amiibo, visto che ne abbiamo parlato, che non aprirò. Tra l'altro ringraziamo Amazon per averlo impacchettato malissimo, abbiamo un angolino un po' malandato. Questo amiibo è molto molto figo, mi ero ripromesso che non avrei più collezionato amiibo, ma per Zelda forse si fa un'eccezione.
Non lo aprirò, un po' perché il gioco ormai ho già giocato e finito senza Amiibo, e quindi sarebbe veramente inutile aprirlo per non utilizzarlo, ma in generale comunque di solito li lascio nella loro confezione. Aggiungo che mi fanno molto ridere i vari nomi del Sol Canubi, il pelicaro mi stende. In ogni caso, la statuetta è molto 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 figa, riprende l'artwork di Zelda e Sol Canubi e lo trasporta nel regno della plastica in tre dimensioni. Ha il suo perché, è molto bello, e sovrapprezzo non so se è giustificabile, forse sì, dai, comunque costa 25 euro, ha senza senso su Amazon 26, fortunatamente l'avevo preordinato prima, e anche qui vediamo che è messa in evidenza la sua unica funzionalità, perché è l'unico amiibo che funziona con Skyward Sword, nonostante poi quelli di Zelda siano tantissimi, e appunto ha questa funzione specifica di essere associato al fast travel. 25 euro di viaggio rapido, viaggio in prima classe praticamente, ma va bene. Ma chiudiamo con la cosa più costosa, forse anche la più interessante, ovvero i Joy-Con in edizione limitata, che costano invece 80 euro, prezzo pieno per i Joy-Con. Fossi stato in Nintendo avrei sfruttato molto di più la possibilità di personalizzazione dei Joy-Con, avrei gettato sul mercato centinaia e centinaia di colori e di edizioni limitate speciali, invece stranamente se ne sono viste poche. E la cosa particolare è che i due Joy-Con riprendono le colorazioni della Master Sword, quello di destra, del Lilian Shield, ovvero il blu, quello di sinistra, anche perché adesso, proprio come era per il Wii Motion Plus e il Nunchuck, entrambi sono associati uno alla spada e uno allo scudo, e quindi ha anche senso, ecco, che riportino questa colorazione, è come avere in mano effettivamente spada e scudo. Un saluto ai nostri amici Pokémon che ci seguono da casa. E non ho mai comprato un set di Joy-Con separati, la confezione è molto compatta, molto carina, vediamo un attimo com'è strutturata al suo interno. Qui è riportato che è la versione europea, abbiamo un po' di manualistica dei Joy-Con e penso null'altro se non i Joy-Con stessi. Ah, ci sono anche gli strap. Eh sì, finisce qua. Sul retro c'è scritto che i controller uniscono il sistema di controllo tradizionale a dei movimenti intuitivi per migliorare l'esperienza di gioco. Nintendo si è dimenticato di dire che c'è anche tanto tanto drift, viene incluso nel pacchetto. Ma a parte questo, vediamo, spacchettiamo i Joy-Con, togliamoli dal loro incarto. Non so sinceramente se questi qua li utilizzerò più di tanto, perché per esempio il 3DS a tema Zelda l'ho usato tantissimo come mio 3DS principale e la scocca mi si è tutta rovinata. Sinceramente mi scoccerebbe un po' rovinare questi Joy-Con. Tra l'altro è proprio un peccato che non abbiano spinto sulle varie colorazioni, perché sono proprio belli i Joy-Con da vedere. I loro colori sono sempre molto accesi, sgargianti. E quindi abbiamo il set di Joy-Con a tema Zelda, spada e scudo, Master Sword e Ilian Shield, molto fichi, belli, per il resto sono però dei Joy-Con a tutti gli effetti, e chissà che anche questi non presentino il drift. Ma vi ripeto che probabilmente non li utilizzerò, se non proprio per emergenze, ma poi che emergenze possono essere? No, non credo che li utilizzerò. Quindi, ah no, fermi tutti, ci sono anche le fascette. In teoria bisognerebbe metterle quando si gioca con i controller separati e si evita così, a parte si migliora il grip per i tasti ZL e ZR, ma in più si evita anche che volino via al primo colpo di spada o il primo tentativo di parry. Non so se qualcuno li utilizza, ma a questo punto farei un attimo il riassunto di tutto quello che abbiamo qua oggi, qui con noi. Abbiamo un set di Joy-Con, il gioco e l'amiibo. Rispettivamente 25 euro, 60 euro e 80 euro. Non sono un matematico, ma se uno fa una semplice addizione vengono fuori parecchi euro, e vorrei mettere a confronto tutta questa offerta con quello che Nintendo decise di proporre per l'uscita originale del gioco. Era questa edizione limitata di Skyward Sword che uscì su Wii nel 2011, 10 anni fa, questa 10 Year Challenge. E la cosa interessante è che il gioco base veniva venduto a 49,90, mentre questa edizione bella corposa, bella cicciosa, stava al prezzo di 70 euro. Cioè, tutto questo costava meno dei Joy-Con e poco più del gioco originale. Ora, io questa remaster l'ho recensita anche positivamente, per me è un ottimo acquisto, 60 euro ci stanno,
Però fa impressione vedere come nell'arco di 10 anni siano cambiate le cose. Cosa c'era all'interno di questa corposissima confezione? C'era il copri Wiimote per proteggerlo dagli urti, conosciuto anche come il preservativo di Nintendo. C'era il Wiimote, il controller in edizione limitata, vediamo se con tanto di istruzioni, qui è quando Nintendo non aveva a cuore la deforestazione. Abbiamo il controller celebrativo, tra l'altro è particolare che Nintendo abbia scelto sempre di associare questo gioco all'uscita di un controller in edizione limitata. Per Wii aveva ancora di più senso perché Zelda Skyward Sword era pensato proprio per promuovere al meglio tutte le funzionalità dell'appena uscito Wii Motion Plus, che era una sorta di upgrade non indifferente alle potenzialità del Wiimote. Questa era una colorazione speciale per celebrare i 25 anni della saga, colorazione oro spesso associata a The Legend of Zelda, con tanto di serigrafia, ed era un controller a tutti gli effetti, mancava solo il nunchuck, ma insomma chi aveva la Switch e la Wii probabilmente ce l'aveva senza problemi. Altra manualistica, probabilmente per il preservativo, no? Questa qua è tutta manualistica per il Wiimote, è gigantesca, ragazzi. Sono chili e chili di fogli che non andremo a vedere. Poi c'è il gioco, impaginato stranissimo. Sostanzialmente ci sono più avvertenze che informazioni sul gioco stesso. Questa qua è una versione triangolo rosa, ovvero multilingua, perché come tutte le limited edition veniva venduta uguale per il territorio europeo, quindi non c'erano edizioni regionali in particolare, ma semplicemente unica per tutto il suolo europeo, tanto che, come accade anche per Switch, le confezioni riportavano le scritte addirittura in tutte le lingue. Vediamo qua poi l'artwork che tornerà anche come base per l'amiibo. E quindi il gioco è un triangolo rosa, dove i punti sono già stati grattati, più varia manualistica, ma non il manuale, perché questo è il vero tocco di classe, ragazzi. Qui sul serio Nintendo non aveva a cuore la salute degli alberi, delle foreste, e abbiamo un doppio manualone. Uno è il manuale della colonna sonora, con informazioni su Shigeru Miyamoto, Koji Kondo, Eiji Onuma, che ormai avrete imparato a conoscere anche voi, e una bella triforza fatta di carne umana. E in più, per me il vero tocco di classe, il manualone in tutte le lingue e a colori, gigantesco, gigantesco. Perché adesso nelle edizioni multilingua si sceglie di non mettere nulla, se non un fogliettino per le avvertenze anti-epilessia. All'epoca no, si metteva per tutti quanti e si creava praticamente un libro, ragazzi, un libro. E oltre a questo c'è, dulcis in fundo, c'è il CD con la selection della colonna sonora. Io non so se è una selection o è la colonna sonora intera, non lo so, ma la cosa che più mi spezzava ogni volta, a rimarcare le capacità non multimediali di Wii, Nintendo doveva sempre precisare che DVD e dischi bonus non potevano essere riprodotti su Wii, che leggeva di base, senza alcun tipo di modifica, soltanto i dischi di gioco di Wii. Quindi per 70 euro avevamo non solo il controller, che oggi è venduto separatamente, ma anche un CD della colonna sonora. E diciamo che il confronto è abbastanza impietoso. Ripeto, l'amiibo è fighissimo, i controller sono bellissimi, ma soprattutto la remaster io la promuovo a pieni voti. Cioè, mi ha fatto finalmente riscoprire e adorare un gioco a cui mi ero sempre approcciato con estremo pregiudizio e che non mi era mai piaciuto a causa dei motion controller. Me l'ha fatto riscoprire e secondo me è un acquisto obbligato all'interno della libreria Switch. Se siete fan di Zelda, se all'epoca l'avete giocato e non vi è piaciuto, cioè, questa cosa va comprata. Però è innegabile che in 10 anni le politiche di Nintendo siano cambiate profondamente e le celebrazioni del 35esimo anniversario si fanno pagare care rispetto a quello che veniva offerto nel 2011. E questo, poracci, era tutto per l'unboxing leggendario. Avete preso Skyward Sword HD? Siete anche voi dei vecchiacci che hanno entrambe le versioni? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Buon weekend! Io sono il Poro Skyward, Michele Sword, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! E appunto ha questa funzione specifica di essere associato